Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che sarà un po' diverso dal solito perché oggi finalmente prima volta che Erika verrà con noi in moto. Non è mai salita, ragazzi, nonostante comunque abbia la moto da praticamente febbraio. Alla fine anch'io la moto l'ho usata poco perché ha su tipo 1000 km. Prima volta, ragazzi, insomma, che Erika viene con me in moto. È venuta con me all'evento BMW, ha provato la K16B, ma non è mai salita sulla Hornet. Quindi in questo video vi diremo anche, insomma, come sta il passeggero. E poi adesso in moto parliamo un attimo. Comunque, dai, prima volta di Erika sulla Hornet. Prima volta che mi fa la zavorrina sulla mia moto. Vediamo un po' come si sta. Vai. L'occasione ha preso anche guanti e abbigliamento nuovo. Com'è? Com'è? Un po' dura. È un po' dura. È un po' dura. Va bene, dai. Allora la strada io non la so, quindi me lo indicherà lei. Alla vecchia maniera. Dove andiamo? Andiamo al chiosco, ragazzi. Adesso vi spiego tutto. Ci arriva un dito che dice di andare a sinistra. Siamo in standard, ragazzi. Siamo in standard. Mette una mano qua e non mi abbraccia. Allora, stasera, ragazzi, andiamo con Erika a Piacenza al chiosco. È martedì sera, il video ve lo metterò penso sabato nel weekend. Dovete sapere che il martedì sera, ragazzi, tutti quelli della zona nord Italia, Milano in genere, tantissimi anche da Milano, non lo so, Pavia, ma molti anche dell'Emilia, Piemonte, vanno al chiosco, questo bar, questo luogo che apre per i motociclisti fondamentalmente il martedì, cioè il luogo di ritrovo di motociclisti è il martedì e c'è sempre imballato di moto. Adesso andiamo a vedere che aria tira. Per l'occasione, no, dai, rimaniamo qua. Possiamo passare per l'occasione in sport, dai. Andiamo in sport, anche perché ho già passato il tagliando. La moto non l'ho ancora fatta tagliandare, ho sempre usato la moto in standard, ma per l'occasione la usiamo in sport. Il tagliando, ragazzi, l'ho prenotato per settimana prossima. Quindi queste qua, ragazzi, sono le zone del Piacentino. Il chiosco stasera fanno serata, forse Corona Party, mi sembra. Ci sarà un mare di gente. Le sento le mani di Erika che vanno ovunque e la situazione mi piace parecchio. Non abbiamo l'interfono, ragazzi, perché noi non lo usiamo. Saluta intanto. Cambio elettronico. In questo video, ragazzi, non parlerò molto perché almeno oggi fatemi godere la serata. Io ed Erika torneremo a provare una moto insieme all'evento BMW di settembre. Abbiamo prenotato di nuovo insieme la S1000XR. Da un po' che non vado al chiosco, sono passati penso 8 anni dall'ultima volta che ci sono andato, ero un ragazzino. Quello sembra essere Italo. L'abbiamo preso con Erika per andare a Roma questo capodanno.
Dicevo che sono passati anni. L'ultima volta che sono andato al chiosco avevo 17 anni, forse, non mi ricordo bene, e avevo il 125, la CBR 125R. Poi sono passato alla Z750, 2R6, GSX-R e adesso la Hornet. Premessa, aperta parentesi con la Hornet, ragazzi, mi trovo veramente, veramente da Dio. Mi sono fatto anche, per venire da lei, un pezzo di autostrada, una trentina di chilometri, ragazzi, a 130 all'ora. Vi dico che la moto ancora si riesce a guidare a questa velocità, nonostante comunque il cupolino di serie della moto sia basso, quindi vi arriva un mare di aria. Diciamo che già a 140-150, insomma, se non cambiate cupolino in autostrada, la moto, cioè, vi arriva un mare di aria addosso. Il problema è quello. Ho notato che 130 in autostrada fisso, ragazzi, un mare di gente mi superava in macchina, cioè tutti che vanno oltre il limite. Adesso facciamo che arriviamo, sono le 19:47, comodo avere l'orario sul display TFT da 5 pollici con Bluetooth della moto. Facciamo pubblicità alla Honda. L'orario comunque è ancora abbastanza presto, quindi magari arriveremo lì e non so se sarà pieno di moto, eccetera eccetera. Se dicevo, poi magari, poi sicuramente la gente arriverà più tardi, ecco, durante la serata. Arrivano sempre moto da ogni parte del nord in genere. Ah, Erika dice ovviamente che c'è un piccolo problema, ci sarà sicuramente un mare di posti di blocco. Perché la polizia sa del chiosco. E i martedì, ragazzi, sono sempre imballati di pattuglie. Speriamo di non incontrarle. Facciamo due carezze a Erika, che ci sta coccolando bellamente. È molto bello andare con lei in giro, perché comunque lei andava molto in moto come zavorrina in passato, quindi ci arriva l'indicazione di andare a sinistra. Quindi è esperta, cioè, nel senso, esperta come zavorrina, ecco, non è tra virgolette un palo, anzi, cioè, vi segue nei movimenti. Andare in moto con lei è bello, non è un peso assolutamente. Cambio elettronico, terza, quarta. Quindi, ecco, per andare in autostrada l'Hornet va bene, secondo me, però fino a 130. Perché poi, dicevo, c'è troppa aria addosso, cioè, non avendo il cupolino, capite? È il problema di tutte le naked. Sapete che la Hornet è limitata a 210 all'ora, mi sembra. Un po' come il discorso MT-09, che è autolimitata. Idem lo è anche la Hornet. Ah, discorso sempre Piacenza. Ho chiesto a un concessionario, loro sono veramente dei grandi, padre e figlio, se gli arriva la TRK 702, concorrente per assurdo della QG Motor SRT 800, che ho provato una settimana fa, e mi hanno detto che dovrebbe arrivargli. Quindi io non ci capisco più niente, ragazzi. TRK 800, che a quanto pare è scomparsa, ma dovrebbe, dico dovrebbe perché non ne ho la certezza, dovrebbe arrivare
una 702 che di fatto sarà uguale all'SRT 800, ma mi aspetto dalla Benelli più qualità costruttiva. Se arriva la TRK 702 così come è fatta di motore eccetera, ovviamente la SRT 800, la TRK 702 monta il motore 698, no? Però potenze coppie sono gli stessi praticamente della SRT 800. Se arriva una moto insomma molto simile per caratteristiche alla QG Motor, ma fatta meglio come assemblaggio e plastica, ragazzi, moto top, tantomeno moto da 8,5. ecco, io all'SRT 800, una prova che ho visto, avete guardato in tantissimi, ho sganciato un 7, però mi aspettavo un po' di meglio proprio lato qualità percepita costruttiva. Comunque siamo quasi arrivati, non ce la faccio a non parlare, cioè non ce la faccio a fare un video senza parlare. Allora, adesso qua la strada non la conosco, ma abbiamo le dita di Erika che ci indicano dove andare. Piacenza, ragazzi, Piacenza. Allora, qua abbiamo capito, siamo capito bene, a sinistra. Sinistra dritto. Dovremmo essere quasi arrivati. Fa un caldo, ragazzi, terribile. Questa più o meno è la zona della stazione. Poi vi metterò un video anche quando sarà magari sera, no? Con tutte le moto che ci saranno lì al chiosco. E poi penso che chiuderò con questo, tra virgolette, vlog. Però può essere un posto interessante, ragazzi, lo conoscono in tanti, ma se non lo conoscevate, per passare un martedì un po' diverso in compagnia di un mare di bikers, ecco, vi porto nel posto secondo me ideale. Da Milano sarà una mezz'ora, 40 minuti, da Pavia idem, anche da Voghera un'oretta. Insomma, vicino un po' di città, Parma, eccetera, no? Sei comoda? Sei comoda? Sì, insomma. Sì, insomma, con risata. Vabbè, ma lei è anche alta, perché Erika è alta 1,75, io sono 1,87, cioè comunque lei... Ha provato moto più comode, dice. Beh, lei girava col VFR una volta, poi abbiamo provato insieme la K1600B. K1600B, ragazzi, moto della Madonna. 28.200 euro prezzo a partire da comodissimo motore 1600 da ben 150 newton metri di coppia e 160 cavalli. Niente, non riesco a staccare. Dai, dovremmo essere qua a sinistra. Ok, secondo me a memoria siamo arrivati, qua mi ricordo che si mangiava anche molto bene. Il problema è la polizia. Adesso non c'è, ma sicuro come l'oro la becco al ritorno. Lo so che fa caldo. No, qua io non so. Dove vado? Dritto. Oh, meglio del navigatore. Considerate che è presto, cioè in teoria sono le 20, si popola sul tardi, in genere dalle 21. Hanno anche la pagina Facebook, dritto? Sinistra. Hanno anche la pagina Facebook, quelli del chiosco, ogni volta mettono le foto. Dritto? Vabbè, ormai sono entrato. Ormai sono entrato, non era qua. Vai dritto, ma no, dritto. Aspetta. E qua a destra. Qua subito? Dovremmo esserci. Adesso guarda, ci siamo noi, non c'è nessuno. Adesso c'è poca gente, ragazzi. Qua arrivano sempre tutte le moto in impennata. Adesso, ragazzi, siamo arrivati presto, ve l'ho detto. Mi metterò poi un video più tardi di quando si popolerà. Sempre che lo faccia. La miseria GSX S1000 GT l'ho provata 2 anni fa.
Mi metterei vicino alla GT qua. Vuoi che scendo? No. No, no, così facciamo la prova della manovrabilità anche con la moto a bassa velocità. Beh ragazzi, vi ho detto che era pieno di gente, non c'è nessuno. Ma perché è presto, spero. K1000, sì, GSX-S 1000 GT, ragazzi, guardate quanto è bella. 16.000 mi sembra, già con le borse, livrea blu. Blu Miami, se non ricordo male, qualcosa del genere. Un bel blu chiaro, moto da viaggio. Molto meglio questa, ragazzi, che la Z1000SX / Ninja 1000SX. Io non riesco a staccare, vedo la moto e partono le caratteristiche tecniche. Motore 152 cavalli, 4 cilindri, 106 Nm. Bello. Schermo TFT con le mappe integrate anche. Bellissima. Va bene, siamo arrivati. C'è poca gente, c'è una moto. Vogliamo non dire le vite. Vai, c'è una moto. Quindi farò un taglio sicuramente e vedremo se si popolerà. Però in teoria mi ricordo che anni fa, ma siamo nel posto giusto, perché mi ricordo qua era sempre imballato di moto. È presto, vedo. Arrivano verso le 9. Comunque in genere si mettono tutte le moto qua sui lati e poi arrivano tutte da quella parte. Prima delle 9 siamo arrivati presto per mangiare. Erano tutti impennando, poi volevo mettermi davanti. Il navigatore niente. E poi arriva la polizia, eccetera. Quindi raccontaci un po', amore, l'esperienza sull'Hornet, i primi 10 km. Aspetta che scendo. È un po' dura la moto? Ah, ok. Però? È molto leggera, anche diciamo che quando hai accelerato si sente. E quindi com'è da passeggero? Non è male, quindi? Il problema è che io sono alta, quindi di conseguenza sto piegata tanto, ma però... Dice, ma dici che una ragazza si trova male ad andare in giro in moto così, dietro? No, se è un po' più bassina di me, meglio. Ok. E invece la seduta qua com'è? Dura? È un po' dura. Ok. Però è comodo, cioè nel senso è abbastanza larga per stare comodi, non pensavo peggio. E come seduta con le gambe eccetera? No, abitabilità è comoda? Sì. Ok, lei comunque... Anche bene al serbatoio, quindi... Ragazzi, lei è sincera, cioè se non le piace una cosa la dice, cioè che sono io, che è qualcun altro. Beh ragazzi, adesso faccio un taglio e vi metterò un video, poi adesso andiamo a mangiare. Vedete là in altro chiosco e vi metterò, farò un taglio ragazzi, più tardi, quando si popolerà un po', vi mostrerò le moto che ci saranno, se non saremo soltanto io e Suzuki. Dai ragazzi, taglio. Ok, allora, un po' di gente è arrivata. Penso che ci saranno qualcosa come 200-300 moto, forse anche 400, forse anche un po' di più. Abbiamo mangiato bene, dai, fanno dei buoni panini. Ci sono una marea di moto, ragazzi, di qualsiasi genere, qualsiasi tipo, continuano anche ad arrivare, sono più o meno, che ne sono? Sono le 10:15, continuano ad arrivare moto, scariche aperte, sportive, bellissime. Ora passiamo in mezzo, facciamo un giro, potremmo andare via di qua, ma facciamo un giro apposta, così facciamo vedere un po' di moto, un po' di gente, non so cosa vedrete perché ovviamente... È sera con la GoPro, però faremo questa cosa, passeremo in mezzo alla gente. Comunque l'unico io qua è la Hornet. Nessun altro ha la Hornet, ragazzi. Guardate, continuano ad arrivare moto, nuove, vecchie, ma sempre moto. Facciamo salire la nostra zavorrina. Ci siamo. Guardate cosa facciamo, passiamo in mezzo alla gente. Saranno 1000 persone, 1000 no ragazzi, però comunque stasera c'è veramente molta gente. Beh, facciamo questa cosa di passare in mezzo. Passiamo in mezzo. Guardate quante moto, questo è il chiosco ragazzi. Ok, perché? Si è chiuso il pedalino.
Aspetta che te lo riapro. Piccolo problema già risolto. Ok, avete visto ragazzi, c'è un mare di gente, tantissima, tantissima, continuano ad arrivare soprattutto. Ma adesso per noi è tempo di andare. Secondo me in totale ci saranno, non lo so, 400 moto, 300-400 penso, perché poi c'è anche tutta la via di laterale. Guardate quante moto, ragazzi. Bustron, Transalp, Z1000. Wow, ragazzi, RSV4 addirittura, CBR. Che roba. S1000XR. E qua, ragazzi, è divertente perché le macchine si incastrano. Contromano. Già sento quelli in macchina, maledette moto. Oh, Ninja 400. Ce la faranno i nostri eroi ad uscire? Ma passano tranquillamente come niente fosse, no? Bello, mi piace. Bello chiosco, una bella esperienza. Ok, ce l'abbiamo fatta, quel giro di 5 minuti imbottigliati soltanto per mostrarvi insomma quanta gente c'era. Speriamo di non beccarci la polizia. Ci indicano di andare a destra. E adesso? Sempre destra, il dito indica sempre destra. Destra dove? Qua? Qui, sempre destra. Ok, dai, adesso andiamo a far benzina e poi chiudiamo con il video. Ovviamente ragazzi, è stato un video così, cioè relax, tranquillo, giusto per mostrarvi insomma una serata magari alternativa che potreste fare magari in compagnia con gli amici. Insomma è un bel posto, ragazzi. Poi avete visto le moto, sono tante, tanti gli appassionati. Ho incontrato anche un ragazzo che mi segue su YouTube. Bello, il chiosco è sempre una garanzia e fondamentalmente è anche l'unico posto in zona, cioè così frequentato, che fa queste giornate apposta. Il martedì, cioè in zona martedì, ragazzi, è proprio il giorno del chiosco, la sera del chiosco. Poi ovviamente ci sono periodi dove magari c'è più gente, dove ce n'è di meno. Qua andiamo piano perché ci sono gli sbirri a quanto pare. Va bene, comunque avete visto anche un pezzo di Piacenza. Chiosco prezzi un po' altini, che dici? O no? Il chiosco prezzi un po' altini? Perché ragazzi, l'acqua, la bottiglietta d'acqua mezza 2 euro, la bibita in lattina, tipo il tè in lattina, mi sembra 4 euro. 4 euro ragazzi, il tè in lattina 4 euro, a mezza d'acqua 2 euro, cioè prezzi un po'. Però vabbè, cioè una volta ogni tanto, capite, il martedì ci può, c'era anche il DJ comunque, questo va detto, quindi magari costa un pochettino di più anche per quello. Comunque ho notato che in diversi si fermavano a guardare la Hornet, cioè la maggior parte delle moto che era lì era vecchia. Poi c'erano anche Street Fighter V4, S1000RR, moto nuove, però la maggior parte erano vecchie e in tanti guardavano comunque la Hornet. Non ho visto neanche Transalp, c'era un TRK 502, soltanto uno, GS 45, ci dicono di andare dritti. Qua a destra. E qua ragazzi, andiamo verso le zone. Qua andiamo piano anche qua perché sono gli sbirri forse, speriamo sempre di no.
Certo, se avessi cambiato lo scarico, mettendo uno scarico aperto, facevo più figura al chiosco. Però bello ragazzi, una bella serata diversa dal solito. Adesso andiamo a parcheggiare, andiamo a fare benzina, non a parcheggiare, andiamo a fare benzina e poi chiudiamo con il video. Vi lascio anche questo pezzettino serale romantico, io ed Erika sulla Hornet. Ah, una cosa che non vi ho detto nel video prima, discorso sempre zavorrina, a me non pesa Erika, cioè nel senso, nonostante la sua altezza. Ok, prossima uscita a destra, ricevuto, ricevo, ecco, a me nonostante comunque lei sia alta 1,75, a me lei non pesa, cioè per niente. E una cosa che ha detto lei appunto è che la moto, l'Hornet, è molto leggera, infatti ragazzi 190 kg in marcia, non è che l'ho comprata per niente l'Hornet, spinge di brutto comunque in sport. Un po' di emozione. Sinistra. Siamo arrivati, il video ragazzi, buca enorme, il video termina qua, spero che lo abbiate apprezzato, ecco, era comunque interessante valutare il discorso zavorrina, visto che me l'avevate chiesto in diversi, come si sta la zavorrina sulla Hornet, se la zavorrina è comoda, se la moto è adatta per andare con la zavorrina, ecco adesso Eric. Esatto, questo l'ho detto, infatti che praticamente ragazzi non l'ho avvertita, cioè tranquilli, nonostante appunto... Sì, anche lei comunque vedete non ha difficoltà a scendere, salire. Sì, certo. Vedete? Scende facilmente. Oh, probabilmente l'hai toccato dentro. O magari anche io ho toccato dentro. Comunque, dai, da questo video è tutto. Io faccio benzina. A questo primo giro romantico insieme. È tutto, e faremo altri giri insieme ovviamente. Adesso abbiamo in programma comunque di farci un giro su per qualche passo verso, cos'è, agosto abbiamo detto che ad agosto facciamo qualche giro e andremo a fare un giro lì, vi porteremo un vlog più lungo. Questi qua erano una ventina di chilometri insomma insieme alla Hornet. E niente ragazzi, noi ci vediamo poi in un prossimo video. Ciao a tutti.